avuto l'occasione di parlare di argomenti che mi stanno molto a cuore, perché sono riuscito a parlare dell'approccio alla prevenzione. Cioè, fondamentalmente, purtroppo la cultura della prevenzione deve essere inserita ancora sia al paziente sia al medico. La prevenzione viene chiamata la diagnosi precoce del tumore, prevenzione, non è prevenzione. La prevenzione è qualcosa che avviene prima della malattia, avviene prima del tumore, e devo avere assolutamente qualcosa che me lo dice prima. Sicuramente S-Drive è un strumento predittivo, perché riesce a darci delle informazioni sulla epigenetica. Cosa è l'epigenetica? L'epigenetica sono le informazioni che arrivano dall'ambiente, perché il nostro organismo, quando mangiamo, non riceve cibo, lui capisce informazione. È una cosa davvero meravigliosa, però dobbiamo capire che tutto quello che ci circonda influenza la nostra salute. Io sono anche veterinario, questo influenza anche la salute del nostro animale. Quanto bello sapere che il mio cane e io abbiamo la stessa epigenetica. Sì, c'è un problema sanità in Italia, ma il problema è proprio di approccio, cioè il problema è che la medicina in assoluto, anche a livello mondiale, la medicina allopatica non è preparata alla prevenzione. Dobbiamo cercare di creare il vero binario della prevenzione.